Oggi parliamo di un gamepad portatile, compatibile con tutti i dispositivi iOS, che vi permette di completare la vostra dotazione da viaggio per quanto riguarda l'intrattenimento. Le console portatili, dopo l'avvento degli smartphone, hanno subito un duro colpo e sempre più persone stanno entrando in contatto con la realtà dei videogiochi, grazie al loro telefono e all'offerta sempre crescente di prodotti di pregio. Con l'incedere di queste dinamiche, si è presto palesata la necessità di dotare i gamer di un'alternativa fisica ai controlli touch presenti in questi giochi. Molti giocatori, infatti, magari provenienti da console, non si trovano a loro agio con l'assenza di levette analogiche e bottoni. SteelSeries viene quindi in loro soccorso, proponendo un controller Bluetooth minuto nelle dimensioni e che si promette di diventare un compagno ideale di lunghe sessioni di gaming. Il contenuto della confezione è molto semplice: il controller con la scocca di protezione, un cavo per la ricarica e un esaustivo libretto di istruzioni. Il gamepad è realizzato in materiale plastico. È estremamente leggero, buono per il trasporto, ma effettivamente poco consistente nelle mani. Questa inconsistenza pregiudica la qualità percepita del prodotto e limita ovviamente anche la facilità di utilizzo durante il gioco. La fattura della plastica e i dettagli lasciano trasparire una realizzazione non ai massimi livelli, allontanandolo dalla fascia dei prodotti premium, nonostante il prezzo generoso a cui viene proposto. La caratteristica più interessante che riguarda il design del gamepad è la scocca protettiva in plastica trasparente. Questa, infatti, oltre ad offrire un'ottima protezione agli urti durante il trasporto, permette di essere innestata sul dorso del controller con una duplice finalità: riporla durante l'utilizzo e massimizzare l'ergonomicità dell'impugnatura grazie alla forma appositamente studiata. Per quanto riguarda le interfacce, la configurazione è simile al DualShock di Sony, con la doppia levetta analogica in basso e i quattro classici tasti di azione. In alto sono disponibili quattro dorsali configurabili, mentre sul lato è presente il tasto di accensione e spegnimento. Sul fondo è posizionata una porta micro USB per la ricarica. La batteria consente ben 10 ore di gioco continuativo a fronte di solo 2 ore di ricarica. Nella parte anteriore sono presenti 4 LED che segnalano lo stato della connessione Bluetooth e della batteria. Il feedback dei tasti e delle leve analogiche non è però ottimale e il sistema di molle di richiamo è leggermente troppo rigido, cosa che rischia di compromettere la fluidità di gioco. Configurarlo con i dispositivi è facile e veloce. Quello che lo distingue dagli altri controller Bluetooth è la certificazione MFI, che gli consente di essere utilizzato anche e solo con il chiusissimo iOS di Apple. Oltre a far lievitare il prezzo finale, però, tale certificazione esclude totalmente l'utilizzo del controller su qualsiasi altro dispositivo Android, oltre che, attenzione, con la linea MacBook e iMac. Inoltre, è bene sapere che non tutti i giochi sono compatibili con questo controller. Infatti, in molti casi, se lo sviluppatore non si è preoccupato di implementarlo tra le funzionalità, vi troverete a dover ricorrere ad un medievale strumento di iterazione, anche noto come dita. La compatibilità con Apple TV di quarta generazione segna sicuramente un punto a favore di questo prodotto, anche perché in questo caso il controller risulta compatibile con tutti i titoli presenti nello store. L'unico limite in questo caso è dovuto alle sue dimensioni. Nascendo come controller portatile, è ovviamente molto piccolo e non si addice molto ad essere un dispositivo per uso da divano. In definitiva, un controller simpatico e comodo da avere in borsa, ma dalla costruzione troppo cheap per il prezzo di 80 euro. Specie considerando che un controller Bluetooth originale per Xbox o PlayStation, con tutta la qualità e la cura dei dettagli, ne viene appena 50. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace ed iscrivetevi, e magari seguitemi anche su Facebook. Grazie e al prossimo video!